Non devi sforzarti in quel modo. Trunks, per oggi basta così. Esci subito dalla stanza. La gravità è 150 volte superiore alla norma. È troppo per te. Ancora un attimo, papà. Goten mi ha chiamato e mi ha detto che parteciperà al torneo di arti marziali. E quindi ho intenzione di iscrivermi anch'io. Mi sembra di vedere me quando avevo la sua età. Riesco a malapena a stare in piedi. Mi trasformerò in Super Saiyan. Non riesco a crederci. Ora va molto meglio. Ma è assurdo, com'è possibile? Riesce a trasformarsi in Super Saiyan senza difficoltà e non ha nemmeno seguito un allenamento speciale. È sbalorditivo. Fermati un attimo. Che c'è? Ti risulta che anche il fratello di Gohan sia in grado di trasformarsi? Sì. Beh, a quanto pare negli ultimi tempi i Super Saiyan crescono come funghi. Già. Su, forza, colpiscimi. Vuoi combattere subito? Non ti sembra un po' troppo presto? Devo ancora scaldarmi. Il riscaldamento lo farai adesso. Su, coraggio, muoviti. Se riesci a darmi un colpo sul viso, ti guadagnerai il resto del pomeriggio al parco giochi. Sul serio? D'accordo, affare fatto. In guardia! Mi raccomando, non aver paura di farmi male. D'accordo, papà! Non è giusto, tu non dovevi rispondere. A me non risulta di averti detto che non valeva rispondere, o sbaglio? Uffa, però. Dai, smettila di frignare, ti porterò lo stesso al parco giochi. Ma prima devi dirmi una cosa. Chi è il più in gamba fra te e il fratellino di Gohan? Sii sincero. Modestia a parte, io credo di essere un pochino più forte. Goten è più piccolo di me e inoltre non è ancora capace di volare. Un po' più forte. Mi piacerebbe sapere che cosa sta succedendo.